Oggi è stato, come dire, un giorno molto importante per noi. Abbiamo, come dire, organizzato questo evento in cooperazione con Louis Business School. Louis Business School è Win3, una collaborazione che va avanti da tanti anni, ha dato, come dire, vita a tanti progetti importanti nella nostra vita aziendale. Questo che abbiamo celebrato oggi con questa bella tavola rotonda, questo bel evento, è un evento importante. Abbiamo deciso di sviluppare in cooperazione con Louis Business School un teaching case, quindi un caso di studio sul lancio del nuovo brand e sullo sviluppo della nostra, diciamo, architettura di cultura aziendale, di corporate e reputation, quindi in particolare il purpose e i valori della nuova azienda, che sono stati lanciati, come sappiamo, nel 2020, e da allora hanno determinato, come dire, la definitiva integrazione a valle della fusione che era avvenuta tre anni prima. L'abbiamo fatto perché riteniamo che sia un'esperienza di grande importanza, importanza strategica e di grande complessità, che vogliamo trasferire e che abbiamo voluto che entrasse nel patrimonio didattico della scuola e che potesse essere oggetto di studio da parte delle classi di marketing nella scuola, come fonte di ispirazione e di apprendimento per le giovani generazioni. Dicevo che questo caso è stato, questo momento, il lancio del nuovo brand, del nuovo purpose e valore, è stato un momento determinante nella vita di Win3, è avvenuto nel 2020, da allora l'azienda è stata entrata in una fase diversa, una fase nuova, sia dal punto di vista di clienti, come ci siamo proiettati verso il mercato, sia dal punto di vista di senso di appartenenza e di engagement interno. I risultati ad oggi, quindi a 2 anni data, sono molto positivi, nel senso che noi misuriamo sistematicamente tutti gli indicatori di corporate reputation, di employer reputation, siamo cresciuti molto nel tempo. Commento quelli lato, people, quindi l'employer reputation, possiamo dire che siamo 10 punti sopra la media dell'industry, siamo stati premiati da LinkedIn come best employer brand a fine del 2021, siamo stati scelti 3 volte come best practice da Top Employers. Abbiamo un engagement rate delle nostre persone dal 2020 attorno all'87-88%, 6 punti sopra gli industry benchmark, gli Italy benchmark, quindi veramente un risultato soddisfacente. Siamo la prima telco del mondo ad essersi certificata Equal Salary, quindi questo a testimonianza del nostro, come dire, investimento sulle persone, sulle tematiche anche di sostenibilità e di diversity e inclusion. Ovviamente il mercato non è facile, il contesto generale nel paese, nell'economia quindi il nostro viaggio non finisce qui, continueremo ad impegnarci in questo senso per migliorare ulteriormente. Nella tavola rotonda c'è stata anche molta curiosità, perché va detto Win3 è nato in una settimana particolare, che è stata quella del Covid e del lockdown. C'è stato anche molto interesse degli studenti e dei presenti. È vero, il lancio è avvenuto il 6 marzo del 2020, ricordiamo bene, il lockdown è stato proprio la settimana successiva. Ovviamente tutto questo ha costretto, diciamo, il management, gli azionisti a prendere importanti decisioni di non rallentare il lancio, come in effetti è stato. Ovviamente certe cose sono state cambiate nella fase di lancio, perché ovviamente in una fase di confinamento certi anche aspetti di comunicazione, ad esempio, sono stati dovuti ritarare, però certamente si è deciso di non rinviare questa importante operazione. Il nostro purpose, ricordiamo, è eliminare le distanze tra le persone. I nostri valori sono coraggio, fiducia, responsabilità e inclusione. Se li osserviamo da vicino, sono purpose e valori che nella fase proprio di confinamento della pandemia hanno trovato una particolare nobilitazione e legittimazione, perché un'azienda come Win3 effettivamente ha aiutato a eliminare le distanze tra le persone nel mondo del lavoro, negli affetti, nell'education, che pur da, in una situazione di confinamento hanno continuato a operare in modo funzionale,
appoggiandosi sui valori che ho citato, quindi tutti ingredienti fondamentali per tutti noi a livello personale e di collettività per andare avanti. Diciamo che una fusione industriale di queste dimensioni alla fine poi si doveva tradurre in, tra virgolette, un oggetto di comunicazione, perché poi il momento in cui tu esci sul mercato, al mondo, ai consumatori, con un'identità, questa identità in qualche modo deve avere un vestito all'altezza di una fusione di questo tipo. E noi ovviamente ci siamo, noi che facciamo questo lavoro di comunicazione, ci siamo trovati di fronte a due loghi molto diversi tra loro, uno un po' più spigoloso che però aveva l'orange come colore, come cromia, molto calda, molto rassicurante, e invece l'altro che invece era molto rotondo, armonico, però era in black and white, che poteva sembrare un po' freddo. Quindi come dire, abbiamo lavorato tanto, ne abbiamo prodotti diversi che poi sono stati testati, perché poi alla fine, per quanto noi abbiamo un gusto estetico, un retaggio sulla comunicazione, ma alla fine è sempre il consumatore che poi ti restituisce la preferenza di una cosa che poi diventerà una cosa di successo. Ed è qui che è nato questo logo, che ha delle forme curve come tre, una cromia orange come era Wind, e un naming che poi alla fine ha dato pari dignità a entrambi i brand precedenti. Una fusione non solo commerciale ma anche internamente, quindi sono state vissute e unite due storie insieme. Sì, unite due storie insieme, e abbiamo, ci teniamo a dire che abbiamo preso il meglio di queste due storie, perché come in ogni grande famiglia ci sono luci, ombre, pregi e difetti, noi abbiamo cercato di ricostruire con il meglio che poteva venire da queste due. Beh, il caso nasce appunto da una collaborazione da lungo tempo tra Win3 e Lewis Business School, anche appunto sui temi della ricerca. L'obiettivo era proprio quello di approfondire, ad uso poi dei giovani, degli studenti, ma di tutti gli interessati, un'esperienza di grande successo. E una sfida anche molto complessa, perché come abbiamo visto, unire due marchi importanti ma diversi, insomma, è stata una sfida significativa. E il messaggio forte è duplice: il primo, la capacità dell'azienda di far lavorare insieme ambiti diversi, il marketing, la gestione delle persone, la sostenibilità. E l'altro elemento importante è la visione strategica. E quindi un lavoro che non è durato sei mesi, un lavoro che va avanti ancora adesso, che sta dando dei risultati positivi e che evolve anche con l'evolvere del posizionamento del nuovo marchio Win3 nei mercati. È stata l'occasione anche di parlare di comunicazione di crisi, no, in questo caso non era voluta, ma la settimana scelta per il lancio di questa azienda ha dato l'opportunità di parlare anche di un problema nel problema, che è tutt'altro che semplice da risolvere. Assolutamente, ma paradossalmente quella crisi ha avuto ha determinato una spinta ulteriore, perché il purpose che l'azienda stava introducendo era quello di garantire la migliore connessione a tutti, e mai come allora nel lockdown c'era bisogno di favorire la connessione a tutti, e a tutti in particolare anche alle persone in posizione più fragile. L'azienda lanciò un importante progetto a favore degli anziani, proprio per garantirne la connessione con i loro cari anche se isolati in casa.